Ci troviamo a Cortona, perché la scelta di rappresentare la natura morta? La natura morta è un genere molto vecchia, è una cosa piena con simboli. Anche mi piace fare in questo genere il colore, i simboli della natura morta per fare una composizione, un esprime una cosa moderna, anche una cosa molto vecchia. Ho visto natura morta per l'ispirazione in Napoli, particolarmente natura morta italiana, perché mi piace molto la vigore, l'energia che l'Italia, Caravaggio, eccetera, usa l'idea natura morta. Dopo Cortona, la prossima tournée, la prossima tappa della mostra si sposterà? Sì, dopo Cortona andiamo a Orvieto, in un palazzo vecchio centrale. Facciamo una mostra con Andrea, facciamo una mostra insieme. Bronze, Correggi. sì, bronze e questo genere, marmo, la vecchia materiale per quadri, polvere di marmo, colori della terra, eccetera. La sua tecnica ce ne parla? Sì, questa tecnica è molto particolare, infatti non è nuova, è una tecnica molto vecchia, ma per la prima volta è possibile, io ho utilizzato un intonaco di marmo e calce grassello come affresco 600 anni fa, si rimette questo intonaco su una supporto fibra moderno, leggero come una tela. E poi la seconda fase è si usa i colori della terra, ma perché sono quadri, non sono affreschi, uso un tempera, uova, mescolare un po' acqua, olio. Si fa mano dopo mano un quadro molto, con molta potenza, molto vivido. La luce esce sempre da il tonico marmo Carrara, bianco, forte, e perché il colore è molto trasparente. So, con diverse mani si esprime una profondità che mi piace questa cosa. La mostra è visitabile sino al 28 di luglio. Questa mostra sì, rimane qui fino al 28 Orario luglio. continuato tutti i giorni. Sì, tutti i giorni fino tardi la notte, alle 11, 12.